Buonanotte amici, buonanotte. Siamo a domenica, siamo nel cuore della notte, oggi non ho fatto il video, ma anche se è quasi luna di notte, mi sembra bello fare una riflessione con voi, innanzitutto fare gli auguri a tutte le mamme, perché è la festa della mamma. Vedete, non è una festa come gli altri anni, una festa in cui spesso si riuniscono le famiglie, anche se adesso si dice, beh, si può andare a trovare, sì, ma vedete, magari in forma individuale non si fanno più queste riunioni di famiglie, e se si fanno riunioni di famiglie ci sta ancora qualcuno, qualche delatore che magari ci va a denunciare. Viviamo in questa lotta, questa lotta fra persone intelligenti, persone di buonsenso, di cultura e profeti di sventura. E questi profeti di sventura sono profeti del male, sono profeti che, a cui piace stare in tv, scrivere libri, come il Burioni scrive, ha scritto un libro adesso che ha dato un nome veramente inaspettato. Eh, si chiama virus, virus, compratelo tutti, così magari si fa qualcosa di soldi. Non ha nemmeno il buon gusto di dare i soldi in beneficenza. Figuratevi. E quindi questi scompariranno, questi personaggi scompariranno nell'anonimato da cui sono venuti, e non si rassegnano a questa triste condizione, allora ecco che predicano le ondate, le ondate, le ondate. E il popolino, il popolino, il popolino va presso perché vedete la stupidità di questo popolo, la scemenza. Noi siamo dei nani, dei nani dal punto di vista morale, etico, eppure abbiamo avuto ed abbiamo tanti, tanti uomini di, 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 di cultura, ma in tutti i campi, però in generale abbiamo un popolino stupido che... Si è fatto fare il lavaggio del cervello, e molti eh, amano questi aguzzini in questa sindrome di Stoccolma, ma figuratevi poi, questa stupidata che fanno pure, tipo, ho visto dei sondaggi, fanno i sondaggi. Immaginate, dopo che vi fanno il lavaggio del cervello al popolino, dalla mattina alla sera alla notte, e qui dicono: Ah, vedete come hanno fatto, ha detto, e poi per il sondaggio, chi gradite, qual è il gradimento del Presidente del Consiglio, qual è il gradimento di, di Meloni, Salvini, questi altri personaggi da quattrocentesimi, e eh, no, hanno perso un punto, due punti, non c'è classe politica in Italia, guardate che la destra, la cosiddetta destra, come la definisco io, Salvini, Meloni, ma sono peggio, peggio, ma veramente, ve lo dico a qualcuno, secondo me sono peggio, perché vedete, io sono apastitico, quindi non a me non interessa. Però è, è incredibile che a un certo punto si faccia come se si facesse la pubblicità, no? Ava come lava, lavate con ava, ava come lava. Poi ve lo ripetono per ogni giorno, migliaia di volte al giorno dopo due mesi fanno il sondaggio. Voi italiani, quale Preferite di sapone per lavare i vostri panni? Ah, oh, ma il 50%! Ah, oh, ma come lava, ma come lava. Gli angeli della melone. Quindi è una falsa, è una falsa. e Quindi il pomulino usa la mascherina sempre, sempre anche in casa. Vedete, gente che, che sta in casa anche con i guanti, la mascherina. E, e Non lo so per quale motivo, è inutile dire con qualcuno, io ci ho rinunciato, vedi, veramente ci ho rinunciato. A qualcuno tentato, eh, ho tentato. Quando l'ho visto, un saluto veloce con mascherine e guanti, dire: ma quello è il virus non mi castavano, no, ma, ma è sempre meglio, è sempre meglio. Sì, è meglio mettersi anche un cappotto, magari. Non fa niente che fa caldo, mettiamoci il cappotto, il maglione, il cappello, l'ombrello e in casa nascondiamoci nell'armadio, sotto al letto, non c'è più il virus, non c'è più, non c'è più. E tende, tende a sparire con l'estate, poi è inutile che facciamo le cose. Poi chissà a novembre arriva di nuovo, e meno male che. Alcuni governatori non sono tutti uguali. Vedete, Zaia ha detto: Ragazzi, ma se voi volete mettere i tavolini nei ristoranti a 4 metri di distanza, ma chi deve aprire? Ma chi apre? Ma da dove, dove, dove vivono questi comitati, questi che stanno studiando queste amenità, queste baggianate? Un, un, un locale che magari aveva 10 tavole, adesso che fa? Apre con 2-3 tavoli a 4 metri, ma che stiamo scherzando stiamo scherzando e, e io, io le Santelli governo, no, è stata annullata l'ordinanza della Iole, come si permetteva niente di bene voleva far bere il caffè seduta a tavolina. e no, non si può fare però la Iole Santelli c'ha gli attributi, ha fatto eh, leggo qua, ha fatto questa nuova ordinanza, apre tutte le seconde case, gli impianti sportivi cimiteri e compagnia bene e perché? perché c'ha questa voglia di, di, di partire però poi c'è molta demagogia e mi sembra che sia questa Iole Santelli che Zaya eh, siano di, del centro-destra se non mi sbaglio e quindi il governo che si definisce di non so, forse di centro-sinistra eh, e quindi fa la demagogia, la politica la politica sulle spalle degli italiani e tutti quanti a guardare, a guardare, e speriamo in un mondo di sussidi, di povertà, tutti quanti, una decrescita felice. È eh, l'Europa, l'Europa ci deve salvare, ma vedete, noi ci siamo fatti distruggere, non solo la libertà, ci siamo, siamo fatti distruggere tutto. Distruggere è molto più facile che costruire. Eh, quante volte d'estate, vedete, quei bambini che costruiscono con tanta fatica questi castelli di sabbia, ma ure, ure, ci mettono con tanta passione. Poi basta un piede sopra, è finito. è così, così. Però se lo vuoi a fare a un bambino che ha la personalità, quello si alza. E prima te, dice tanto ti prende pure a botte. E poi lo rimette a fare subito meglio di prima. Noi no. Noi siamo attaccati al caso dei vincitori, che sono sempre gli altri. Dopo l'impero romano siamo stati sempre dominati. Nonostante abbiamo avuto delle eccellenze in tutti i campi, scientifici, il campo medico, il campo culturale, le migliori menti sono italiane, ma c'è un substrato del popolino, quel 50, 60, 70% del popolino stupido. E noi abbiamo vinto l'Oscar della stupidità. E adesso che tutti quanti si, si hanno passato avanti nelle aperture di tutti i settori, di tutti i generi, e stasera si diceva in TV: eh, ma, ma forse ci sono delle regioni della Germania dove il valore dell'SH è, è, è salito a uno, quindi potrebbero anche chiudere qualche zona. E si fa il tifo contro, il tifo contro, e dite, Ah, voi avete aperto, adesso chissà che cosa succede. Non succede niente. Non succede niente. Vedete, noi siamo la stupidità fatta persona. Com'è possibile che alcune tv, questa informazione massificata ci abbia fatto questo lavaggio di cervello in una maniera così insussa stupida io non lo so, non lo so come è potuto capitare agli altri non capita agli altri popoli che hanno il nervo che hanno la spina dorsale non capita e, e quindi le notizie che adesso non c'è più niente che sono vuote le terapie intensive si stanno svuotando tutti gli ospedali, allora vedete, andate a vedere su Tgcom e gli altri social. Adesso questa notizia c'è un profilo più basso, non è nemmeno più la prima notizia, non è nemmeno la seconda, la terza, perché le belle notizie non fanno effetto. Quante volte ho immaginato che questo fosse solo un sogno, che fosse un sogno. E che mi svegliassi, sai come succede negli incubi? E uno poi racconta agli amici, dice ma sai cosa mi è successo stanotte? Io ho sognato che stavamo in una società in cui all'improvviso, mentre eravamo tutti belli, intelligenti, vivi, intraprendenti, che avevamo relazioni sociali, che ci divertivamo, uscivamo, facevamo feste, e tutto all'improvviso... Eh, come nei film, magari dopo aver visto qualche film di fantascienza, all'improvviso si è spenta la luce, un virus, tutti quanti in casa, in casa, in casa. E poi l'epilogo qual è? È che ci siamo trovati a vivere nel paese più stupido, nel paese che reagisce dopo, quello trainato. Ebbene, purtroppo non è un sogno, non è un sogno. Bisogna reagire e per fortuna, quello che prima, fino a 10-15 giorni fa, era un 10%, non di più, che aveva capito, adesso sta aumentando. Siamo al 20%, forse di più, al 30%. I budioni e quelli del comitato stanno tremando perché hanno la valigia in mano, non possono dire, altro ah, non possono respirare soltanto in una recrudescenza che non può esserci. Allora dice, ma, ma magari andiamo piano perché sapendo la seconda ondata non ci sarà la seconda ondata, ma forse ci sarà a fine anno. Vediamo, vediamo, i medicinali, i medicinali, i medicinali ci sono. Non è più come prima che prendete tutti questi anziani di, di corsa all'ospedale, intubati, con il medicinale che morivano a centinaia, a migliaia. E poi vediamo, vediamo, vediamo con i processi che si faranno. Ci faremo delle risate. Comunque sia, io dico che a tutti i costi noi dobbiamo tornare a vivere. A vivere e anche a morire, ma come persone libere. Vivere e morire, ma da persone libere. Questo soprattutto. Buona festa della mamma. Ciao.